Passiamo all'interrogazione numero 31520 dei deputati Zanettin ed altri, concernente chiarimenti in merito a vicende relative alla nomina del capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria nel 2018, nonché in ordine alla recente sostituzione dei vertici del medesimo Dipartimento. Il deputato Pierantonio Zanettin ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per un minuto. Prego, collega. Ministro Bonafede, dopo lo scontro assai violento che ha avuto domenica scorsa con il dottor Di Matteo, è giunto il momento di fare chiarezza. Nessuno crede alla versione dell'incarico prestigioso al Ministero che lei ha offerto al dottor Di Matteo in alternativa al DAP, l'incarico di Giovanni Falcone. Io e lei siamo sufficientemente esperti di cose ministeriali per sapere che a seguito di una serie di riforme che ci sono state in questi 20 anni, le direzioni generali di oggi sono molto diverse dalle direzioni generali del passato. Oggi non sono incarichi apicali, non sono soggetti a Spoilsystem, non sono incarichi di prima linea contro la mafia. Era quindi evidente che il dottor Di Matteo avrebbe rifiutato quell'incarico che lei gli proponeva in alternativa al DAP. Allora lei ci deve spiegare perché, Ministro, in 48 ore prima ha offerto l'incarico del DAP al dottor Di Matteo e poi l'ha rifiutato. È il momento di fare chiarezza. Il Movimento 5 Stelle, quando era nei banchi dell'opposizione, si caratterizzava per il principio della trasparenza, invocava trasparenza. È il momento di dare trasparenza al Paese, al Parlamento, ai cittadini italiani. Grazie Presidente. Il Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego, Ministro. Grazie Presidente. Ringrazio gli interroganti perché mi danno la possibilità di chiarire alcuni punti importanti che sono certo contribuiranno ad evitare l'ulteriore degenerazione del dibattito politico surreale di questi giorni. Mi viene chiesto innanzitutto, letteralmente, se e quali interferenze si siano manifestate sulla nomina di capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria nel 2018. La risposta è molto semplice. Nel giugno 2018 non vi fu alcuna interferenza, diretta o indiretta, nella nomina del capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Riguardo all'altra domanda posta, ovvero quali valutazioni di opportunità politica abbiano suggerito di desistere dal mio iniziale intendimento di affidare l'incarico a Di Matteo, informo che semplicemente nelle normali interlocuzioni per la formazione della squadra avevo intenzione di coinvolgere il dottor Di Matteo conoscendo il suo profilo professionale e la sua carriera come magistrato antimafia. Per questo pensai a 2 ruoli per lui, o il vertice dell'amministrazione penitenziaria oppure un ruolo che fosse in qualche modo equivalente alla posizione ricoperta a suo tempo da Giovanni Falcone a seguito di riorganizzazione. Mi convinsi dopo una prima telefonata e in occasione del primo incontro al Ministero che questa seconda opzione fosse la più giusta perché avrebbe consentito al dottor Di Matteo di lavorare in via Renula al mio fianco. Inoltre ritenevo che questa decisione avrebbe consegnato un messaggio chiaro e inequivocabile per tutte le mafie. Come ormai noto, non ci furono i presupposti per realizzare l'auspicata collaborazione. Del pari, anche con riferimento alla recente nomina del nuovo capo del Dipartimento, ho seguito mie valutazioni personali nella scelta, la cui discrezionalità rivendico. Ogni altra ipotesi o illazione emersa nel dibattito politico di questi giorni è del tutto campata in aria. Perché, come risulta anche dalla ricostruzione temporale dei fatti, le dichiarazioni di alcuni boss erano già note al Ministero dal 9 giugno 2018 e quindi ben prima di ogni interlocuzione da me avuta con il diretto interessato. Tanto premesso, la linea di azione che ho seguito come Ministro della Giustizia è stata, è e sarà sempre improntata alla massima determinazione nella lotta alle mafie. Basta semplicemente scorrere ogni parola di ogni legge che ho portato all'approvazione in questi 2 anni, dalla legge cosiddetta spazzacorrotti fino all'ultimo decreto legge che impone il coinvolgimento della direzione nazionale e delle direzioni distrettuali antimafia sulle richieste di scarcerazione. E sempre a tal proposito,
Voglio annunciare qui al Parlamento che è in cantiere un decreto legge che permetterà ai giudici, alla luce del nuovo quadro sanitario, di rivalutare l'attuale persistenza dei presupposti per l'escarcerazione di detenuti di alta sicurezza e al regime di quel 41 bis. Grazie.